anche sul fatto che siamo qua. Allora Antonio, parto proprio da questo, no? Prima di parlare dei lavoratori della logistica che di problemi ne hanno tanti e voglio che tu mi racconti a che punto siamo. Prima però, visto che siamo, lo faccio vedere, siamo alla manifestazione antifascista di Milano, i fascisti sono tornati a esprimere le loro opinioni, le loro idee, hanno rialzato la testa. Una volta questo non succedeva, oggi invece loro si sentono in diritto anche strategicamente di sparare all'uomo di colore. Che cosa pensi innanzitutto di questa deriva? Come dire, è una deriva veramente pericolosa, però il problema vero è che al di là della deriva ci deve essere la risposta, perché la deriva è legata a una situazione di crisi sociale, di crisi economica, di bisogno e di sicurezza, perché la sicurezza è per tutti. Per tutti i lavoratori, per tutte le famiglie dei lavoratori. Questa sicurezza non la si trova e non la si trova né nelle istituzioni, perché le istituzioni, per chi lavora nel mio settore, è un'istituzione che non ti protegge, anzi è un'istituzione che ti diventa non solo ostacolo, ma che ti reprime, perché quando vai a rivendicare i tuoi diritti l'istituzione si gira dall'altra parte. Ma diventa anche una necessità da parte dei lavoratori di avere una sicurezza, per esempio salariale. Quando questo diventa competizione tra poveri, il danno è fatto. Ecco, il problema è proprio questo. Loro hanno la capacità di rialzare la testa semplicemente per due ragioni di fondo. Da un lato noi abbiamo chi dovrebbe aiutarci a dirimere sia le problematiche del lavoro come le problematiche sociali, che non ti aiuta, e dall'altro chi di questo invece ne fa un uso.